Dal 13 al 23 agosto 2011, Michele Borghetti, il pluricampione livornese di Dama, volerà a Cleveland, nell'Ohio, dove affronterà Alex Mosleyev per il titolo mondiale di Dama inglese. La manifestazione è organizzata dall'ACF, l'American Federation Cancer, l'organizzazione che ha la struttura direttiva centrale negli Stati Uniti. Per accedere al match che vale il titolo mondiale, il damista toscano ha vinto nell'ottobre 2010 il difficile torneo di selezione disputato a Dublino, dove giocavano 30 campioni di 18 nazioni. Alla vigilia tutti i pronostici erano per Ronald King delle Barbados, più volte gridato e negli ultimi 15 anni regolare avversario di Alex Mosleyev, il damista di origine russa naturalizzato americano. In Irlanda l'azzurro Mickey Borghetti solo nell'ultima partita, dopo 32 combattutissimi incontri, ha avuto la meglio. Dal 1847 è la prima volta che un giocatore non di madrelingua inglese, partecipa alla sfida mondiale di dama inglese. Lo scontro di Cleveland per il titolo iridato si articolerà in 40 turni con 4 partite al giorno. Michele Borghetti, grande maestro di dama italiana e grande maestro di dama internazionale, costituisce il più talentuoso ed eclettico giocatore della storia damistica italiana. Nella dama italiana ha conquistato 11 titoli tricolori, mentre nella specialità della dama internazionale ha conquistato 3 titoli nazionali. Il 18 agosto del 2003 a Varazze il grande maestro Michele Borghetti aveva stabilito un record del mondo, giocare alla cieca con 23 giocatori, ottenendo 17 vittorie e 6 pareggi per un totale di oltre 6 ore di concentrazione assoluta. Questo risultato è stato inserito dalla Federazione Mondiale nell'Albo d'Oro dei Record e Iridati, istituito il 15 ottobre 2010 e che sancisce i record mondiali più prestigiosi.